il passato e il presente di un club simbolo della città, la passione per uno sport nata in un oratorio e sbarcata nel massimo palcoscenico della pallacanestro italiana. Tutto questo e tanto altro nel docufilm Auxilium, La fede continua, di Guido Passi e Angelo Santovito, presentato al Cinema Massimo di Torino. L'idea è nata dal mio tifo per l'Auxilium, passione per la pallacanestro. Ho unito la mia passione per il cinema e ho deciso di proporre questa idea a Tutto Sport, in Auxilium dopo, e ad Angelo Santovito di Ferrouge come produttore dopo. Auxilium vuol dire un legame fortissimo con la città, un legame fortissimo col passato, e noi crediamo che per costruire il futuro dobbiamo anche partire dal passato. E il nome Auxilium è un nome da recuperare storicamente, e siamo riusciti a farlo? Ma innanzitutto vedo già una grande attenzione mediatica, quindi vuol dire che il basket, l'Auxilium, la storia dell'Auxilium sono rimaste, è rimasta la passione, per cui questa è secondo me la cosa più importante. Ci aiuta a tramandare tradizioni, ma nello stesso a pensare alle innovazioni che stiamo portando. In paesi dove la cultura sportiva ha delle radici più profonde, è una prassi legarsi alla storia. Qui da noi non è così. Il fatto che l'Auxilium lo abbia fatto non può che farmi felice. Ho scoperto che c'è uno sport oltre il calcio bello, piacevole, divertente, emozionante, appassionante, e quindi assolutamente molto bene. Un orgoglio per la nostra città, una bellissima storia, una grande esperienza che, insomma, credo che stia anche creando parecchio entusiasmo in uno sport che sta guadagnando di consenso non solo nella nostra città, quindi siamo molto orgogliosi, per questo siamo qui anche stasera.